È tempo di arrestare degli immigrati. Bentornati nell'unico gioco approvato da Matteo Salvini. Siamo tornati su Contraband Police per il quinto episodio. Non dovrebbe mancare moltissimo al termine del videogame. Spero che vi stia piacendo, io mi sto divertendo molto a giocarci. È stata una bella scoperta, sinceramente, mi sta piacendo molto. Prima di iniziare lasciatemi un like e un commento. Ovviamente se vi siete persi gli episodi precedenti li trovate sul canale. Ricordate di iscrivervi. Sotto c'è un tasto che se lo premete cambia colore, è a forma di pollice. Provateci che secondo me potrebbe funzionare. A 5000 pollici blu non succede niente. La musica è sempre quella densa di dolore e di sangue degli immigrati. La musica è quella che ci fa capire che forse sta per succedere qualcosa di grave, perché capitolo 5, pandemia. Il Novid, come avevamo visto nell'episodio precedente, è tornato. Il partito sta chiudendo le frontiere ai non vaccinati. Attenzione, non c'avevo molti soldi, però avevamo upgradato la nostra casa, avevamo comprato diverse persone. Qua c'abbiamo qualcosa? Giornale, torna il Novid. Andiamo immediatamente a vedere un po' cosa cambia qui. In vista dell'imminente minaccia epidemica, il governo ha ripristinato l'obbligo di possedere un libretto delle vaccinazioni, giusto così. L'ingresso nel paese è consentito solo alle persone vaccinate. Inoltre devono essere trascorse almeno 2 settimane. Va benissimo. In più abbiamo i nostri 4 contrabbandieri, 47 anni, targa ori, gomme bucate 3, veicolo rosso. Vediamo chi c'ha il Novid. Guarda quanto è incazzato mo sta guardia merda infame. Stai zitto, ti sparo in bocca. Scusa. Allora bisogna sempre ricominciare a capire come funziona il videogame. Tacci tua top. Ah, è Francesco Totti. Mi dia i documenti. Come faccio a controllare se hanno il vaccino? Non lo so. Sbagliata la targa, frate. È letteralmente sbagliata la targa. Già un po' entrato. Intanto scenda. Non è che lui, cioè lui non mi ha dato nessun robo del vaccino. Forse è questo dietro. Ah, libretto delle vaccinazioni. 2 settimane devono essere passate. Corrisponde, ok. Vaccino contro parotite però. Che cazzo è il vaccino contro la parotite? No, non c'hai il vaccino, frate. Non me ne frega cazzo a me della parotite. Regole d'ingresso. Non credo che questa persona abbia della droga, per il semplice motivo che credo che non rientri nelle robe. Cioè essendo che non rientra nei contrabbandieri che cerchiamo, non può averla la droga. Per veicolo è tutto ok? A me mi sembra che sia tutto ok. Però mi dispiace, non puoi entrare. È stato respinto per molteplici motivazioni. Vediamo adesso se nel riepilogo abbiamo preso tutto, perché da quello che abbiamo capito la settimana scorsa. Puoi chiudere per favore la tua macchina? Ah, va in giro così col motore aperto. Se provi a rientrare qui ti giuro ti vengo a sparare. Buono, non capisco perché buono. Non si sa. Prossimo. Già mi ha dato i documenti questo? Allora qua già vedo una gomma bucata, 3 gomme bucate, frate. Tu già lo sai. Io c'ho il forte dubbio che te c'hai la droga. Scende da questo cazzo di veicolo e le punto una pistola sotto la tempia. Sopra. Vabbè, frate. Che te lo dica fa, dai. Dai, frate, dai, per favore. Chissà quanta ne hai nascosta con tutti questi oggetti. Bisogna stare attenti, perché questo può essere che c'ha la droga dappertutto. Allora, io la vedo letteralmente solo lì sotto. Anche qui ce l'hai, bro. Ah, ok, ok, ok. Sei pieno. In macchina ce l'hai solo lì, mi dici? È che io non mi fido, capito? Come si aprivano ste cose? Col coltello? Frate, armi! Ce l'avevi pure qua. Guarda quante fottute armi. E ce l'avevi anche qua. Guarda qui, guarda qui. Però per il resto mi dici ce l'hai da nessuna parte. È impossibile. Io lo so che appena clicco riepilogo succedono delle cose. Arrestate questo fottuto criminale. Da mala. Ma come, perché? Ti ho scovato delle armi nascoste. Ah, ma qua c'è un altro coso. Ah, frate, tu sei l'emblema proprio del terrorista. Mi ripulisci la zona? Grazie. Griglia anteriore dietro il sedile. Cazzo, Gordizzi, non la trovo mai tutta, sì. Non trovo mai tutta la marijuana. Come cazzo è possibile? Non si dorme? Perché andiamo a portare i ragazzi. Mi viene da pensare. Guarda qui. Ma sono pieno. Allora, ragazzi, è arrivato il momento di fare una bella gita. Trasferisci e trasferisci. Te vieni a fare un giretto con me? Andiamo, dai. Tuo cazzo sei lento. Da dove l'hai aperta? Mazza, oh. Non siate così tristi. Campo di lavoro. In teletrasporto, perché ovviamente vediamo che ci attacchino. Vediamo un sacco di cose. Vediamo se è seduto nell'invisibilità. Agente, lei ha un grosso problema. Agente, lei è strano. Senti una cosa, ho ben 2 criminali. 400 sberle. Holy shit. Poi centrale della polizia. Andiamo. Potrebbe darmi tantissimi soldi, perché c'ho veramente tanta merce. Te te giuro, un meme che cammina, frate. Ma se te investo? Ah, sei invisibile. Ho capito. Ti giuro che a sto giro c'ho veramente tantissime cose. 684, frate. Sono tanti. Ultimo, ma non per importanza. Ce ne andiamo alla locanda. Locanda dell'orso, tra l'altro, protagonista dello scorso episodio. Ciao capo, senti una cosa. Prenditi questa roba. Ah merda, pensavo di arrivare a 3K. Va bene. Comunque finire la giornata con praticamente 3000 va benissimo, perché sono tanti soldi da parte. Torniamo qua, dormiamo. Non upgradiamo niente perché non ne abbiamo la necessità. Aspettiamo il giorno successivo, sperando che in questo episodio succeda qualcosa di storico.
storia, perché altrimenti colpo sotto al mento. Andiamo a dormire. Er giorno termina, i soldi li abbiamo fatti, abbiamo catturato un criminale. Purtroppo ho sbagliato un tizio che abbiamo fatto entrare, ma doveva essere rifiutato, non si sa bene il motivo. Er sole è spleso dietro le montagne della Karistan. La roba è sempre la stessa, 47, Dori, no, Ori e la macchina russa. Prego. Regà, ma uno che mi si presenta con le capre, con le capre di cemento. Frate, ma davvero, le capre di cemento? Dai, comincia a scendere da questo veicolo. Per favore, le capre di cemento. Guarda, sono abbastanza convinto che tu hai 47 anni. A meno che non hai tolto la targa perché... hai tolto la targa perché è Ori, frate. Guarda qua che c'hai, frate, sei pieno. Le sigarette, sei pieno di sigarette. Pieno. Inoltre non hai, inoltre, sto cominciando a parlare come un poliziotto. Inoltre non hai il paraurti. Per togliere la targa, oh. Oh, terza rota, ok. Tanto sono abbastanza convinto che ce n'hai altra. Ma vai a capendo. Qua non mi pare, no? Tanto comunque scopriremo che è nascosto da qualche parte che non abbiamo visto. Qua può essere? Guarda qua, che fallito bastardo. Guarda qua, sei pieno. Madonna, frate, sei uno scandalo. Cioè, ce l'avevi anche nel... Cioè, guarda, se ti metto una mano nel culo trovo le sigarette. Allora, io adesso ho controllato veramente ovunque, non mi pare che ce ne siano altre. Vabbè, purtroppo io te devo arrestare, non posso far altro. Arrestate questo fottuto uomo. Secondo me questo l'abbiamo fatto perfetto. Ripulisci la zona, per favore, grazie, ti ringrazio. E tra l'altro siamo stanchissimi, il nostro personaggio è stanchissimo. Non è perfetto. Serbatoio del carburante, merda per uno. Comunque mi sa che in base a ottimo, bene o eccellente ti dà dei soldi diversi. Perché mi sa che ti dà bene 120, ottimo 160, eccellente 200. Ok, frate, fine della giornata, vado a dormire. Mi sa che meno dormi, meno si riposa il ragazzo e meno energia hai. Guarda quanta poca energia ho anche per la giornata successiva. Gravissimo. Siamo 2-5, però abbiamo della robetta da... No, merda. Ah, ok. Telefonata importante, frate. Compagni, abbiamo ricevuto una segnalazione di urla provenienti dal Karat Motel. Andiamo a esplorare un po' tutta la mappa. Il posto è stato chiuso qualche anno fa, quindi il caso è ancora più sospetto. Vai a vedere cosa succede. Va bene, capo. Andiamo al Karat. Il Karat Motel, una nuova zona, mi sa, che non abbiamo ancora visto. Urla provenienti dal Motel Karat. Parcheggi così e scendi da sta macchina. Lasciatemi andare, tanto non dirò nulla. Merda. Prova l'ingresso. Sarà in giro da qualche parte. Non qua? Dall'altra parte. Eccolo qua l'ingresso. Listo, Diego. Ah, coglione. Boom, headshot. Boom, headshot. Qualcun altro? Non mi devi fottere. Ok. Oh, boom, headshot. Madonna, come t'ho scraniato. Boom. Anzi, un mostro. Devi dare tutto quello che c'hai. Boom. Boom. No, liscio. Ho rovinato la feed all'ultimo. Non ci posso. Porca troia, frate. Stai a scherzare? Merda, 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 frate. Ma sono incazzatissimi. Boom. 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 Fenomeno. Fenomeno vero. Qualcun altro? Optic dreddone. Ma che dici? Perquisisci tutto. Prendi tutti i soldi che hanno. Munizioni. Prendi di tutto. Oh, coglione. Ma che vuoi fare? Capito, raga, ma sono tantissimi. Merda. Che cazzo è? Ma guarda quello. Frate, te vedo. Ti rendi conto che c'è qualcosa che non va? Boh. Ma non sei morto? No, vabbè, raga, ma è crazy. Vabbè, sì. Ma che è? Ma che è, sì, ma sono un mostro. Urca! Svobodni meno! Sei arrivato giusto in tempo. Gli sgherri di Oberkanov volevano consegnarmi al pugno sanguinario, bastardi. Mi chiamo Piotr Kafka. Sono un assistente del ministro degli interni. Oddio, abbiamo salvato un governante. I ribelli mi danno la caccia da tempo. Sanno che conosco i dettagli degli attacchi e i loro nascondigli. Bravo, tu sì che lavori bene per il governo. Slegami, usciamo da qui. Va bene, bro, stanno per arrivare. È certo che ti libero, frate. Altra scelta che ci schiera ancora una volta con il governo. Temendo le voci dei suoi rivali politici, Kafka decide di nascondere il caso del suo rapimento. Minacciando di accusarvi di collaborazione col pugno di sangue, vi costringe a tacere, ad aiutarlo a lasciare Karikatka. Commissario soddisfatto della distruzione di un altro nascondiglio della banda di Oberkanov, ma non viene mai a sapere tutta la verità. Merda. Vabbè, ma non potevamo saperlo questo, però. Però mi sono schierato ancora con il governo, ancora una volta. Godo, si gode. Ragazzi, ho fatto una strage. Comunque, l'avete mai visto stamina? Allora, possiamo un po' stare robetta qua. Siamo pieni, eh. Abbiamo tanta roba da vendere, però non la vado a vendere adesso perché vorrei far riposare il mio omino. Perché sennò arriviamo morti anche la prossima mattina. Vedi, adesso siamo pieni. Er sole splende dietro gli alberi di Karikatka. Ci mancano due. 47 e russo. Che in realtà dici ci frega qualcosa di fallo, sì. Cioè, dobbiamo fare i soldi, più soldi possibile dobbiamo fare. Veicolo rosso. Attacce. Te potrei già arrestare. Ma fammo finta di no. Mazzo. Quanto cazzo la vuoi far pesare sta macchina? Che vuoi, famo finta che non ho visto il simbolo del cobra? Mo, qua a me non mi sembra che ci sia altra droga, no? Tanto alla fine ci sarà. Macchina sembra... Ah, guarda qua. E questo come cazzo lo faccio? Questo che è? Eh?
Ma coglione. Questo che cazzo è? Ti sembra che ci sta droga o alcol da altre parti? A me non mi sembra, ma sappiamo perfettamente che adesso quello che andremo a scoprire è che il ragazzo è pieno fino al culo. Arrestate questo fottuto criminale. Capo, ripulisci, dai, ripulisci la zona, per favore. Ti ringrazio. 160, dove cazzo ce l'aveva? Paraurti anteriore, pneumatico anteriore destro, bagagli. Sui bagagli sincera. Sì, sui bagagli sincera. Sì, sui bagagli sincera. Va bene, è rimasto uno che è 47 anni. Prossimo. Oh, cattura il fuggitivo. Oh, 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 oh. Amato, accendi sta macchina. Parti. Ma quanto ci hai messo? No, che cazzo fai? No, 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 fermo. Taglia qua. Bravo. Bertaglio, Dreddo. Bertaglio. Madonna, se lo maniamo. Ti faccio la manovra, eh. Ti faccio la manovra fra 3, 2, 1. Ma ha smanovrato lui? Ma andando contro il sasso. Guarda, ti devi fermare, non hai capito? Ok, stai fermo. Che cazzo, ma che fa? Mi guarda. Fate. E sparo, sparo su una gamba. T'ho detto. Mettete le manette a questo coglione. Ma non è che per caso tu eri un criminale e quindi ci avevi la droga? Non è che eri quello di 47 anni che cercavamo? Era l'ultimo. È un contrabbandiere di sigarettone. Ok, scusate ragazzi, me ne vado subito. Fatemi fare un attimo manovra. Ok, let's go. È un nuovo modello di auto, non so se l'avete visto, ma è una decappottabile al contrario. Non c'ha le portiere invece del tettuccio. Ci sta. Eccoci tornati. Ho un criminale della droga, ma mezza macchina. Trasferisci in prigione il coglione. Quanto mi costa ripararla? Sempre 50, indipendentemente da danno, godo. Da quanta roba da vendere. Dormimo e probabilmente è finito il capitolo 5. Dimmi che è finito il capitolo. Capitolo 6. Conflitto nel sud contro i terroni. Termina qui per oggi la nostra avventura. Nel prossimo episodio ci upgradiamo un po' le armi, compriamo nuove munizioni, upgradiamo un po' la zona. Mancano 3 video alla fine perché dovrebbero essere 8 capitoli. Se sei arrivato fin qui commenta scrivendo a Karistan libero. Noi ci sentiamo domani con un nuovo episodio, forse stasera con un video dei Pokémon. Grazie mille a tutti. Ciao.